Ciao a te da persona 3 reload. È cominciata l'operazione rimorchio. Bimba, raccoglierò le conchiglie più belle e ci farò una collana. Non mi interessa. Ho sentito che c'è una spiaggia dove i bambini possono giocare. All'inizio ero agitata, ma poi ho deciso di spostarmi qui. Per favore, qualche dita. Grazie per la compagnia, verremo dopo aver fatto delle foto. Così, senza nessun motivo. Tu invece? Uomo sudato, se qui per rimorchiare lo fai nel modo sbagliato, devi essere più discreto, le manderei tutte via. Anch'io sono qui oggi per trovarmi una ragazza, quindi siamo rivali, no? Problemi hai? Ok. Bersagli in vista. Entriamo in azione. Mio Dio, che figura di merda. Questo è il mio campo, per cui lascia che ti dia dei consigli. Qualcosa che potrebbe essere interessante per loro. Fai una domanda facile per rompere il ghiaccio. Con questo tono di voce, magari? Ah, ok, non credo proprio. Ok, andiamo. Forza. Ehi, belle damigelle. Di dove siete? None of your business. Smammate. Ma come? Hey, no need to be shy. Non serve essere timide. Why should we tell you anything? Perché dovremmo parlarvi? Why? Come on, we're just making conversation. Stiamo solo facendo conversazione. How is this like playing catch? Alla faccia del rimbalzarsi le domande. Worry, I got this. Watch in there. Guarda e impara. So ladies, are you in college? Or maybe you're already working. Andate all'università o forse lavorate? You seem a little young. Are you still in high school? Andate ancora al liceo? No. Seriously? You sure look like high schoolers from here. A me sembrate proprio dei liceali. No, sorry. That was a lie. No, scusa, era una bugia. Oh, really? Davvero. High school kids vacationing in Yakushima? That kind of pisses me off. Dei liceali in vacanza di Yakushima, mi dà quasi fastidio. Che figura di merda. Mi dispiace che la pensi così. La casa vacanza è dalla nostra amica. Wow, a vacation home in Yakushima? Good for your friend. We, on the other hand, had to save up our own money to come here. Ok. Oh, that's a pretty big accomplishment, huh? È un bel traguardo, no? No, not really. No, non direi. So what do you guys want, anyway? Allora, cosa che volete? Rimorchiarvi. What? I like your honesty. Mi piace la tua onestà. Don't encourage them. They'll go away if we ignore them. Non andranno se li ignoriamo. Wait, don't do that. Non fatelo. Blame us for wanting to talk to such beauties. Come potete biasimarci di voler chiacchierare con delle bellezze come voi? These guys are full of shit. Se qui sono degli idioti. Yeah, let's get out of here. E andiamocene via. Un attimo. Come on, give us a chance. How about a walk on the beach? Wow, you're annoying. Che seccatura che sei. See you, boys. No, ciao liceali. Ok, la prima non è andata benissimo. Bella rimbalzata, davvero. Ho fatto del mio meglio. Se la pensi così, dimostraci come si fa. Perché mai dovrei dimostrarti qualcosa? L'hai detto tu che era un'operazione, no? Non dovremmo collaborare per raggiungere il successo?
guess you've got a point there. Non hai tutti i posti. Fine, I'll give it a shot. I'm sure I'll do better than you. Almeno andrò meglio di te, questo è certo. Can you give me a hand? I'll go ahead and set. Andrò avanti io a impostare la situazione. Oh, ok. Da chi dovremmo andare? Dove ti disculpi? Oh mio Dio. Ho noleggiato un'auto perché dicevano che si può guidare lungo la costa, ma dalla strada l'oceano non si vede, ma va bene comunque, la mia ragazza si è divertita. Oh, ok. I ragazzi che guidano sono picchissimi, finisco sempre per guardare loro invece del paesaggio. Ci stai provando? Scusa, ma sono qui col mio ragazzo. No. Quelle due. Forse è ora di andare a casa, papà ci aspetta. Che c'è per cena? Il pesce preso da papà? Ok, tutte e due. Il rimorchio. Ho avvistato dei nuovi bersagli. Forza. Facci vedere cosa sai fare. Pensa a tenere la bocca chiusa. Hey Nobuko, are those boys looking at us? Sbaglio, quei ragazzi ci stanno fissando. Oh, yeah, they are. In effetti sì. Wow, Yoshie, I'm surprised you could see from over there. Come hai fatto a notarlo da lì? All right, time to get in the ring. È il momento di salire sul ring. Hi there. Hey là. Sorry to bother you, but I wanted to ask you something. Devo chiedervi una cosa. And what would that be? Cioè? Are you two here alone? Siete qui da solo? Are you hitting on us? Ci stai forse provando? No, not at all. No, per niente. We just thought that if you're bored. Se vi annoiate potremmo fare due chiacchiere o. A chance meeting like this might stir things up for both of us, you know. Isn't that what it means to hit on someone? Sì, credo proprio che tu ci stia provando. Haven't you heard? It's lame to hit on girls at the beach nowadays. Ormai da sfigati provarci con le ragazze in spiaggia. Oh, come on. We were bored anyway. Comunque ci stavamo annoiando. Besides, they look kinda cool. Sembrano interessanti in un certo senso, cucù. Really, Nobuko? Sul serio, Nobuko? Hey, how old do we look to you? Quanti anni abbiamo secondo voi? Come noi? The same as you. That's crap and you know it. La vostra stessa età, sai bene che non è così. Nice. Stavano solo cercando di essere gentili. We've actually been out of college a few years now. Abbiamo finito l'università già da qualche anno ormai. Oh, you are? That's too bad. Peccato. No, wait, that's fine by us. Older women are more mature. Le donne più grandi sono più mature ed esperte. You know. You're a pretty smooth talker for someone so young. Per essere così giovane sei un vero adulatore. Quanti anni avete comunque? Truth is, we're in high school. A dire il vero andiamo al liceo. I'll be graduating next year. Io mi diplomerò l'anno prossimo. Oh gosh, that's more of an age gap than I was expecting. La differenza d'età è più grande di quanto pensassi. See, it's not gonna work out. Besides, I doubt you're having any fun talking to us. Poi non credo che vi stiate divertendo a parlare con noi. Sì, esatto, vero, è noioso. Come on, no you're not. Andiamo, non è vero. Anything we could chat about that you'd find interesting, unless you want to hear me complain about my boss. O volete forse ascoltarmi mentre mi lamento del mio capo? Complaining about your boss. That might be fun. Ok. You're not very good at lying, are you? You really don't have to try so hard. Yoshie, don't ruin the conversation. Non rovinare you tutto. Fun, so just play along.
wrong? Tu sta al gioco. Nobuko, you need to stop being so nice to everyone. Devi smetterla di essere così gentile con tutti. Oh, come on. It's been ages since I've done this. Non mi capitava da una vita. Tease these kids enough. We should head back. Dai. Waiting on us, you know. Loro ci staranno aspettando, sai? You mean you have boyfriends? Avete dei ragazzi? Oh, right. Sorry, forgot to mention that. Well, we gotta go now. Beh, ora dobbiamo come siete fidanzate. Faremo una grigliata alla villa con i nostri ragazzi. Potete venire se vi va. Bye. Bye. Sanada-san. Sanada-san. Abbiamo fatto la figura degli idioti. E anche tu hai fatto la tua parte. La prossima volta devi contribuire, è chiaro? Ok, operazione rimorchio che è andato veramente a fare schifo. Dovremmo andare, altrimenti non arriveremo in tempo. Volevo fare una sorpresa al mio ragazzo, così ho prenotato un ristorante elegante. Merda. Tu e tu? Sembra che ce l'abbia già un ragazzo, che sfortuna. Dicono che è da sfigati provarci con le ragazze in spiaggia. Dai, ce la possiamo fare! Signora! Laggiù c'è una donna tutta sola. È strano trovarne una che non sia in gruppo. È ora di entrare in azione. Scusi, signorina. Oh, hello. Can I help you? Posso aiutarti? Oh, she's hot. Say, you here alone? Sei qui da sola? Yeah. And I'm so bored. Mi annoio da morire. I've been watching you, by the way. You've been trying to pick up girls for a while. Ok. Well, how'd you do? Com'è andata? Sono un fallimento totale. That's what I thought. You boys don't understand women at all. Non capita per niente le donne. Guess I can't deny that. Immagino che non lo si può negare. You and the hat. You're way too wrapped up in yourself. Tu col cappello sei troppo pieno di te. Shouldn't you be thinking more about how to make your partner happy? Non dovresti concentrarti di più su come rendere felice l'altra persona? Yes, ma'am. Sì, signora. You in the t-shirt. You're the type that's stoic, but not very experienced with girls. Tu con la maglietta sei il classico tipo impassibile, ma non hai esperienza con le ragazze. Yeah, I guess that might be true. You seem like kind of a hassle too. Like you're super logical about everything. Tipo perché razionalizzi tutto. Col dito affondato. And you, with the long hair. I'm not sure about you. Non saprei. Che intendi dire? I mean, you're mysterious. Like, no one can ever tell what you're really thinking. Come se nessuno potesse mai capire cosa stai pensando davvero. You know what I mean? Non ne ho idea. Wow, you're pretty innocent. Quanto sei ingenuo. I think you are just my type. Penso che tu sia proprio il mio tipo. Io? Hey, wait a second. Aspetta un secondo. Just joking. Scherzo. Mi piaci molto anche tu. Cosa? Really? Want me to tell you what would make me really happy? Ok. Yes, ma'am. Could I ask you to help me put on my sunscreen? Se mi aiutasse a mettere la crema solare. What? I mean, you're all right with that? Sicuro che posso, forse è fatta. Of course I am. I have enough for you too. Ne ho abbastanza anche per te. È fatta. Oh man, I'm really sorry guys, but I'm not passing up this chance. Ma non posso rinunciare a questa occasione. Would you two like to join too?
I'll give you a good deal. Volete unirvi anche voi? Vi farò un buon prezzo. A deal? Prezzo? You know that sun in the sky isn't real, right? That's an artificial sun that got sent into space back in the 1980s. Eh? Lo sai che il sole lassù in cielo non è vero, no? Quello è un sole artificiale mandato nello spazio negli anni 80. Eh? You didn't know? Turns out that sun sends out harmful rays that mess with your body's equilibrium. Normal sunscreen doesn't work. Okay. And that's where this special one comes in. And if you opt in right now, you can get 3 bottles for just 300,000 yen. Stai tentando di venderti la crema solare? Hey, doesn't she sound kind of strange? Non ti sembra un tantino strana? Dacci dentro, Junpei! So much. Che palle, tutte a noi. What's wrong with you? I thought you weren't interested in picking. Pensavo che non ti interessasse conoscere delle pupe. If I'm in a match, I wanna win. Se accetto una sfida, voglio vincerla. I know what our problem is. You can't control yourself. So qual è il nostro problema, non riesci a controllarti. What? Don't blame this on me. Non rigirare la frittata. I'm just stating the obvious. Sto solo esponendo i fatti. Not like you scored either, Sonata-san. Why are you always gonna be so logical? Even in front of babes. It doesn't make any sense. What did you just say? Cos'è? Vai! Junpei e Kiko continuano a litigare. That's it. Leader, whose fault do you think? Ora basta, leader, di chi credi che sia la colpa? Di entrambi! I won't accept a stalemate. It's either him or me. Io oppure lui. Yeah, that answer ain't gonna come. Questa risposta non l'accetto. What the hell do you? No. Poi cosa diavolo vuoi saperne? Cosa hai visto, Junpei? What? Do you see something? Hai visto qualcosa? Ha visto qualcosa. Wow. Ultima ma non per importanza, ora sì che si ragiona. Cavolo che carina. Yeah, she is. Sì, molto. Oh, man, this is insane. If we nail this, it'll blow our failures. Se ci riusciamo, rimedierò ai nostri fallimenti. How about this time? You try going one by one instead. Credite se stavolta proviamo ad andare uno alla volta anziché tutti assieme. Alright, I'm in. Va bene, ci sto. Okay, and let's decide the order. We'll go clockwise, starting with the winner. A partire dal vincitore. Ready? Rock, paper, scissors. Ok, chi ha vinto? Tasso. Ho perso. Oh yeah! I win! Okay, I'll go first. Sonata-san is second, and he'll go last. Tu per ultimo. Here go. Hey, I notice you've been Ho notato che stai at the ocean. Fissando l'oceano. So, here with anyone? Sei qui da sola? My name's Junpei. Mi chiamo Junpei. 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 I was just wondering if we'd be down to talk. Mi chiedevo se ti andasse di parlare, se non hai da fare, ovviamente. I mean, it's more fun than standing here. È più divertente che stare qui tutta sola, non trovi? I am looking for someone. Sto cercando qualcuno. Ragazza misteriosa. Ti abbracciare. Oh yeah? Ah sì? You are not that someone. Non sei quel qualcuno che cerco. Wow.
You got shot down faster than I expected. Ti ha sbattuto la porta in faccia più in fretta di quanto pensassi. She's a tough one, senpai. È una difficile, senpai. Don't worry about me. Non preoccuparti per me. Oh, hey. Do you like the ocean? Ti piace l'oceano? Is your question directed at me? Hai indirizzato a me la tua domanda? Oh, yeah. I mean, I like the ocean. Voglio dire, a me piace l'oceano. No. I heard something interesting about triathletes who train at indoor pools. Ho sentito un aneddoto interessante sugli atleti di triathlon che si allenano al chiuso. They get outperformed by athletes who train in the ocean. A quanto pare non sono performanti quanto gli atleti che si allenano nell'oceano. That information is irrelevant to me. Quell'informazione mi è rilevante. Un altro KO. I talked to her longer than you did. Ci ho parlato più a lungo di te. It doesn't matter how long. Non importa quanto ci hai parlato. This sucks. I could cry. Potrei mettermi a piangere. No, non piango. Hey, don't cry. You're making me feel bad. Mi fai sentire colpa. Well, that's where we are. La situazione è questa. I'm gonna be traumatized for the rest of my life. Se non ce la farei tu, resterò traumatizzato per il resto della mia vita. We're on the ropes, but it's not over yet. Siamo alle strette, ma non è ancora finita. It's all up to you now. Ora è tutto nelle tue mani. Vi vendicherò. Cosa dovrei dirle? Che c'è? Ciao, normale. You. Tu. I couldn't hear what he said. Non ho sentito che le ha detto. She looked surprised. We should go over there. Dovremmo avvicinarci. Initiating evasive maneuver. Confirmation must be made at a secure location. Inizializzazione manovra evasiva. Necessaria conferma in posizione sicura. Che cosa? Hey, what did you say to make her run away like that? Che l'hai detto per averla fatta scappare così? What are you waiting for? Go after her! Che stai aspettando? Seguila! Ma non è stata colpa mia, sì, hai ragione! This could turn into serious trouble. You gotta go tell her you're sorry. Devi andare a chiederle scusa. Ma le ho detto solo ciao! Catch her if you hurry. Ho deciso di seguire la ragazza nella foresta. Ma perché è andata nella foresta? Come on! Please. The way she just started off is odd. I'm not sure what you said. Ma meglio se chiarisci il malinteso. Ma perché? Ma dove vai? Ma come corri, tra l'altro? Dovrei seguirla e chiarire fraintendimento. Ok, seguiamo la ragazza. Che cosa? Pure. E quanto corri? Ma quanto è lungo sto percorso? Ho capito che sta correndo. Non è che posso deviare, dovrei seguire e chiarire fraintendimento. Ho capito, rilassati. Ancora! Ok, ragazzi, oh, finalmente. Deve essere di qua, pronto. C'è nessuno qui. Ah, è lei. Ho perso di vista la ragazza. Ah, è lei. È la ragazza di prima. Deve essere lei che mi osserva. Aspettiamo con pazienza. Now I am certain. Ora ne ho la certezza. I have found you. Sei la persona che cerco.
I have been searching for you. Ti stavo cercando. My highest priority is to be at your side. La mia priorità assoluta è stare al tuo fianco. No! What? Are you freaking kidding me? Cosa? Non posso crederci. What's going on? He didn't even say anything to her. Ma che succede? Non le ha nemmeno detto una parola. Sembra estremamente determinata. There you guys are. Eccovi. What are you doing here? We've been looking all over for you. Abbiamo cercati ovunque. What are you doing in the middle of the woods in your swimsuits? E se vi girate magari? You have no idea what non avete idea di cosa? Huh? Eh? Who's this? Questa chi è? Guardate lei come incavolata. And why is she hugging you? E perché ti sta abbracciando? Listen, we have a slight situation here. Sentite, abbiamo un piccolo problema. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need everyone to go back to the house and mi spiace interrompere le vacanze, ma dobbiamo tutti tornare alla casa e prepararci. Ah, that won't be necessary. We found what we were looking for. Non sarà necessario, abbiamo trovato il nostro obiettivo. Mr. Chairman, what do you mean? Signor Presidente, che intende dire? You had me worried. Mi hai fatto preoccupare. You can't just leave the lab on your own, Aegis. Non puoi uscire dal laboratorio autonomamente, Aegis. Understood. Ricevuto. Sera. Sorry for all the trouble. Chiedo scusa per il disturbo. Ora è tutto sotto controllo. What happened to securing the tank? Ma non avevamo una macchina da catturare? Oh, that's been taken care of. Oh, la situazione è appena stata risolta. Aegis, join us over here. Aegis, vieni qui con noi. Understood. Ricevuto. Aegis! This is Aegis. As you can see, she's a machine with the form and face of a human. Lei è Aegis. Come potete vedere, è una macchina con le sembianze di una ragazza umana. I am Aegis. My objective is to exterminate shadows. Io sono Aegis. Il mio obiettivo è annientare le ombre. I have been assigned to Seas, effective immediately. Sono stata assegnata alla Seas con effetto immediato. È un robot. She's alive. Non ci credo, sembra viva. This is unbelievable. Incredibile. How can a robot be this cute? What a cruel world. Come fa un robot a essere così carino? Che mondo crudele. 10 years ago, a plan was enacted to create anti-shadow weapons. A contingency in the event a shadow became unmanageable. 10 anni fa fu messo in atto un piano per creare delle armi anti-ombre nell'eventualità che un'ombra divenisse ingestibile. Aegis was the last one to be made, and she's the only one that still remains today. Aegis è stata realizzata per ultima, inoltre è l'unica rimasta a oggi. An anti-shadow weapon. Does that mean she has a persona too? Un'arma anti-ombre? Vuol dire che anche lei ha una persona? Correct. I am capable of wielding the persona called Palladian. Esatto, sono in grado di operare la persona denominata Pallade. She suffered major damage in combat her first year out, and she's been kept in the lab ever since. Aveva subito gravi danni in battaglia durante il primo anno e da allora è stata tenuta in laboratorio. I'm still not sure as to why she suddenly reactivated herself. Ancora non mi è chiaro perché si sia riattivata da sola stamattina. In any case, I hope you'll all get along. In ogni caso, spero che andrete d'accordo. Quindi anti-shadow weapon possessing a will all her own. Un'arma anti-ombre dotata di una volontà propria. This is amazing. È fantastico. If you don't mind me asking. Se posso chiedertelo. When we first saw you earlier, you were hugging our leader. Quando vi abbiamo visto prima, stavi abbracciando Yuki-kun. Do you know him? Lo conosci? Yes, it is very important for me to be by his side. Sì, è molto importante che io resti al suo fianco. Hmm.
Maybe her facial recognition system is malfunctioning. Forse il suo sistema di riconoscimento facciale è difettoso. Maybe she's still half asleep. Very interesting. Oppure sta ancora finendo di avviare le sue funzioni. Molto interessante. Half asleep. Avviare le funzioni? Well, I can ponder this later. Beh, ci penseremo dopo. Anyhow, I forgot to mention. Comunque mi sono scordato di dirvelo. Did you know there are a wide range of recreational facilities you can Ma sapevate here? Che qui in zona ci sono molte strutture ricreative che potete usare? A tennis court, a pool table, and even a karaoke machine. C'è un campo da tennis, un biliardo e persino un karaoke. Would anyone care to hear me sing? Qualcuno di voi vuole sentirmi cantare? Ok, andiamo a mercoledì 22. Terzo giorno di vacanza a Yakushima. Man, I can't believe it's already the third day of our trip. Non ci credo che siamo già al terzo giorno. We have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could. Che peccato, domani torneremo a casa. Starei molto più a lungo se potessi. But I can't complain too much. Went through a hell of a lot here. Ma non mi posso lamentare troppo, ce ne sono capitate di tutti i colori mentre eravamo qui. Yeah, like hearing you and the chairman singing. Sì, tipo sentir cantare te il presidente. I barely got any sleep last night. Stanotte non ho chiuso occhio. Ed ecco le ragazze più Aegis. Oggi è prevista una missione in spiaggia? Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. No, nulla del genere, siamo qui per divertirci. Do you understand what it means to have fun, Aegis? Conosci il concetto di divertimento, Aegis? Yes, I am informed of the concept. Recreation is sustenance for one's mental well-being. Sì, ne sono al corrente. Il divertimento alimenta la salute mentale dell'individuo. Aegis! Yeah, exactly! Wow, you sure know a lot about us humans. Sì, esatto, sa un sacco di cose su di noi umani. Let's take one last dip before we leave. Facciamo un ultimo tuffo prima di andarcene via. Wait. Aegis. Junpei-kun, is it okay for Aegis to go on the water? Aegis può entrare in contatto con l'acqua. I'm sure she's fine. Sono certa che non sarà un problema. Oh, are you done already? Già fatto. It is best that everyone partake in this activity together. È meglio effettuare questa attività tutti insieme. Deriving enjoyment alone is not the optimal method to have fun. Trovare giovamento in solitudine non è il metodo ottimale per ottenere il divertimento. You've got some strong feelings on. Prendi seriamente le cose più strane, vero? Might as well. Ma vabbè, tanto vale. We should join them. Dovremmo unirci a loro. Agreed. Concordo. Ma tu levati l'asciugamano. Enjoying yourselves. Vi state divertendo? Sono successe molte cose durante il nostro soggiorno qui, ma sembra che oggi potremo rilassarci un po'. That would be nice. Mi piacerebbe. Sanada-san, what are you doing? Sanada-san, che fai? Come on, it's your turn. Dai, è il tuo turno. My turn? What are they doing? Turno? Che stanno facendo? Glad to see everyone's having so much fun. Sono felice che si stiano divertendo tutti. I've already told you what time the ship is arriving tomorrow. Vi ho già detto a che ora arriva la nave domani, giusto? I'll probably head over to the port early, so don't be late. Io probabilmente andrò al porto in anticipo, per cui non fate tardi. Okay. I'll let everyone know. D'accordo, lo dirò agli altri. We can get back to business once we've returned to the dorm. Una volta al dormitorio potremo rimetterci in attività. Got it. Ricevuto. Hey, dude! Makoto! Sanada-san! All right, I guess we should join too. Ok, dovremmo andare anche noi, Yuki. Ma che sta facendo? Non intendevo quello con pistole ad acqua! Junpei-kun ha battuto! È l'occasione per un all-out attack! Assalto! Sul serio non ce la faccio più!
Mi sono divertito a Yakushima con gli altri. Ora che c'è Agis, le cose si faranno più animate. Il Sist è salito di livello, sono a 5. Scusate per il sorriso stupido che c'è in faccia. Giovedì, Shinjiro, tutto bene? You seem to be in great pain. Ragazzo pallido. Sembri soffrire molto. You again. Ancora voi, vi conoscete? Shit, it's them. Oh merda, sono loro. You mean those three? Ugh, they're freaky. Che tipi strambi. Shut up, let's get out of here. Chiudi il becco, andiamocene. La ragazza con un vestito, grazie al peg, che deve essere un tre punti di sospensione. Why do they always run and hide at the sight of me? Perché corrono sempre a nascondersi quando mi vedono? They're like back alley rats. Sono come i topi di fogna. Beats me. Non ne ho idea. Jin, give him the capsule. Jin, dagli la capsula. Ok. Thanks. La capsula? Grazie. Shinjiro, che hai in comune con sti tre? I'll pay you the usual way. Vi pagherò come al solito. Ah, sono soltanto dei pusher. Hold up. Aspetta un attimo. This time we'd like your payment in the form of information. Stavolta vorremmo che pagassi con delle informazioni. Your acquaintances have been busy lately. Qualche tua conoscenza si è data da fare di recente. I'm referring to their activities on nights when the moon is full. Ovviamente mi riferisco alle loro attività durante le notti di luna piena. They've spent a great deal of time in the tower as well. Hanno passato anche un sacco di tempo nella torre. Why did they take this burden upon themselves? Chissà perché si sono fatti carico di questo fardello. You do know. Don't you? But you don't wish to say. Lo sai, non è vero? Ma preferisci non dirlo. Is it perhaps because you're one of them? Sarà perché sei uno di loro. No, lui non è uno di noi. Ma forse lo è stato. Qualche contatto con Akiko, forse è questo quello che stanno cercando loro. I'm not. I've got nothing to do with them anymore. Non ho più niente a che fare con loro. Then tell us. Allora diccelo. I'm sure you'd agree these pills are more important than a group you have nothing to do with. Converrei di certo che queste pillole valgono più della gente con cui non hai nulla a che fare. I don't know the details, but non conosco i dettagli, ma supposedly, destroying all those creatures will put an end to the dark hour, and that weird-ass tower will disappear. Perché? Vabbè, perché gli hai dato questa informazione, Shinjiro? In teoria, distruggere tutte quelle creature porrà fine all'ora buia, facendo sparire quelle quella strana torre. That's all I know, all right. È tutto ciò che so, soddisfatto? You mean they intend to eliminate the dark hour completely? Ma intendono eliminare completamente l'ora buia? Why would they do such a thing? To give up such power? Perché mai vorrebbero farlo, rinunciare a un simile potere? To destroy the Tower of Demise. E distruggere la Torre della Rovina? Tower of Demise. Torre della Rovina. Who wouldn't want to take out that damn thing? Chi non vorrebbe buttare giù quella stupida torre? Tranne voi, che a quanto avete qualche vantaggio nel tenerla lì. Takaya. Takaya. Yes, I know. Takaya. Jin. Manca soltanto lei. I can't go back. Non posso tornare indietro. I won't use my power again. Not after last time. Non userò di nuovo il mio potere. Non dopo l'ultima volta. Cosa hai fatto l'ultima volta, Shinjiro?
E siamo tornati al dormitorio. Cavolo, sono esausto, ci abbiamo messo una vita a tornare indietro. Sì, è stato un rientro stancante. Riposati, così domani sarai in forza per la prossima operazione. Yeah. Dobbiamo affrontarne ancora sei, giusto? Mancano le ombre dell'ultima luna piena e tutto tornerà alla normalità. Basta sindrome apatica, solo la buona vecchia vita di tutti i giorni. Diamoci da fare, dopotutto siamo gli unici in grado di fare qualcosa. Ok. Tutti che vogliono parlare, c'è anche Aegis. Aegis, benvenuta nel gruppo, Aegis. È stato aggiunto il nome di Aegis, stampato alla perfezione. Addirittura. Oh mio Dio. Aegis è con noi. Equipaggiamento Aegis. Albireo, ok? Emiguscio arimidico, ok? Gambali di perlite, ok? Fiocco rosso che non dà nulla. Quindi, forza! Uniforme SIS e vestito da infiltrazione. Ok, sono talmente tanto curioso di vederla. Persona, no, statistiche. Aegis, livello 27, tra l'altro Junpei è l'unica a livello 20. Aegis! Ed è il numero 7. Questa è la sua persona, che non ha attacchi elementali, ma soltanto attacchi fisici. Dato forza 22, teurgia, danno da perforazione pesante, ignora resistenza e comandi per un periodo. Bella Aegis. Ok, quindi è giovedì. Acqua, c'è già qualcosina? Vedremo. Perfetto, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Riprendiamo con l'operazione. Scusa un momento però, prima di andare. Quanto manca alla prossima luna piena? 2 settimane, te pareva. Ok. Ciao.